1919-2019, all'assemblea celebrativa del centenario di Confcooperative partecipa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sono protagonisti di questo mezzo secolo di storia dell'economia nazionale anche i soci delle cooperative aderenti al gruppo Orgel. All'incontro la testimonianza del Presidente Bruno Piraccini, raccolta all'interno di un contributo video che padri fondatori delle grandi realtà cooperativistiche italiane hanno dedicato alle nuove generazioni. Il valore della cooperazione non è solo nei numeri, nel fatturato, nel cospicuo patrimonio fisico a disposizione anche delle future generazioni, ma è rappresentato soprattutto da quel patrimonio di coesione sociale, solidarietà, mutualità che hanno favorito lo sviluppo del Paese anche di fronte alla pesante crisi di questi ultimi anni. Leader nel settore dei surgelati, 52 anni di cooperazione Orgel, ci hanno insegnato e confermato che tante persone insieme, unite e fedeli allo spirito cooperativo, applicato ai fattori economici, non creano soltanto sviluppo e soddisfazione per i soci, ma determinano un humus fertile per un'economia sociale di mercato di cui il nostro Paese ha forte bisogno. Continueremo su questa strada, seguendo l'esempio dei cooperatori del passato, per girare il testimone ai giovani spesso delusi e preoccupati del loro futuro, perché con la cooperazione e nella cooperazione possono trovare speranza e fiducia nell'impegno sociale, laborioso e solidale. A livello nazionale festeggiamo i 100 anni della fondazione di Confcooperative, delle prime Confcooperative. A livello locale, in provincia di Forlì Cesena, festeggiamo i 70 anni di questa capacità, di questa imprenditorialità che ha spinto tante aziende, soprattutto nel comparto agroalimentare, ma non solo. E viene da interrogarsi se la cooperazione è ancora la risposta giusta. Lo scopo non è mai un arricchimento personale, ma è una migliorare il tenore di vita di tutto un ambiente, di tutto un territorio. E proprio perché non abbiamo altre finalità nascoste, lo vogliamo fare nel modo migliore per tutti gli attori della società e dell'economia. Incontro tecnico organizzato da Crea CRPV New Plant, alcune nuove selezioni sono molto interessanti perché coniugano aroma e produttività. Le produzioni devono comunque fare i conti con il clima, che può influenzare le richieste del mercato e caratterizzare il frutto rosso di primavera più amato, la fragola. Cerchiamo di fare il punto di quello che è la fragola nel Cesenate, che ha subito negli ultimi, diciamo, giorni, per non dire settimane, insomma, degli eventi climatici abbastanza intensi, quindi la coltura di pieno campo è stata seriamente danneggiata, la protezione della coltura, che oramai è pressoché generalizzata, insomma su 80-90% della superficie, questo si parla, ha retto abbastanza bene, anche grazie a delle varietà che hanno una certa, perlomeno una minore suscettibilità a quelli che vengono chiamati come danni e da pioggia. La produzione della Valle Padana, sia quella del Veronese sia quella del Cesenate, è particolarmente apprezzata e richiesta. Stanno sul mercato oramai le varietà che hanno uno standard qualitativo piuttosto elevato. Qui nell'area venne coltivato con successo Joly, Clery, Sibilla, che sono le varietà del CIV, ma trova un certo spazio anche Brilla, hanno un certo spazio, e qui però mi sposto nell'area veronese, varietà come Garda, che è la varietà dominante per quell'area, anche quella emersa per aver combinato una grande shelf life, una grande consistenza della polpa, una buona dolcezza unita alla produttività. Cioè, in pratica, quando si registrano delle condizioni climatiche così rigide e fredde, il produttore dovrebbe non irrigare più, dovrebbe cercare di far caldo, chiudere i tunnel. Invece, quando si verificano queste condizioni, in genere il produttore comincia a spingere la pianta e quindi non fa altro che peggiorare una situazione già di per sé stesso che è drammatica. In coltura protetta ci si difende di più e mi piace sottolineare che c'è qualche linea nuova, sia dei breeder privati sia del breeding pubblico, quello diciamo realizzato dal CREA, che sembrano portare dei miglioramenti.
la selezione 25 è la prima selezione che combina delle caratteristiche produttive elevate assieme a delle caratteristiche qualitative altrettanto elevate. Cominciamo ad avere delle fragole che hanno questo caratteristico aroma di fragolina di bosco che secondo me piacerà molto ai consumatori e quindi io penso che sia la strada giusta per aumentare i consumi anche. Oggi ancora le varietà più prodotte dai nostri agricoltori sono Roxana e Brilla, a seguire Alba, Sibilla, Asia e Tecla. Con il CREA OFA di Forlì e New Plant cerchiamo di selezionare quelle varietà che potrebbero avere delle caratteristiche sia qualitative e produttive migliori rispetto alle varietà che ci sono attualmente sul mercato. Quando si cercano le nuove selezioni, di selezionare per cercando di salvaguardare la consistenza del frutto, che è un pregio anche dal punto di vista qualitativo anche per il consumatore. Alla masticazione deve dare la sensazione che il frutto è un tosto e poi bisognerebbe che fosse dolce e qui anche qui la pioggia oppure la mancanza di sole ci mette del suo. Noi stiamo cercando sempre di più di selezionare proprio in funzione di questi due parametri, dolcezza da una parte e consistenza dall'altra. Novità dedicata ai consumatori sono le meraviglie proposte nate dalla ricerca per un'alimentazione sempre più curata. Le meraviglie sono tre nuovissime referenze che sono state sviluppate dal Centro di Ricerca Sviluppo Orocel, che si rivolgono non solo a coloro che seguono uno stile alimentare dedicato come i vegetariani, ma anche a tutti quei consumatori che sono alla continua ricerca di prodotti innovativi, caratterizzati dall'alto standard qualitativo, dall'alta salubrità, con un alto contenuto di servizio. Abbiamo inserito un'innovazione assoluta in quanto daremo la possibilità al nostro consumatore di cucinare questi prodotti direttamente anche al microonde, riponendo la busta ancora surgelata all'interno del forno. Sono stati sviluppati seguendo quella che è la ricettazione classica di un tortino a base di verdure con l'uovo e con anche l'aggiunta del grana padano DOP per andare ad arricchire ancora di più il gusto e il sapore del prodotto. Tortino agli spinaci, un prodotto a base di broccoli, carote e oltre l'80% di vegetali, dove chiaramente lo spinacio fa la parte del leone. Il tortino alle verdure, un tortino con oltre l'89% di vegetali, abbiamo ben 6 vegetali diversi, abbiamo le broccoli, abbiamo le carote, abbiamo i fagiolini, abbiamo i piselli, abbiamo il mais e abbiamo anche la patata dolce. Il consumo della patata dolce si sta diffondendo sempre di più dai paesi anglosassoni a quelli anche di tradizione mediterranea, non soltanto per il gusto delicato ma anche per il fatto che ha degli aspetti nutrizionali molto interessanti. Tortino ai vegetali grigliati, prodotto con un altissimo contenuto di vegetali, ne abbiamo oltre l'86%, fra zucchine, peperoni e melanzane grigliate, tutti prodotti nello stabilimento di Policoro, dove vengono prodotte le referenze grigliate provenienti dalle zone più vocate. Grazie a questa ricchezza di contenuti ha anche degli aspetti nutrizionali come le fibre, la vitamina A e le proteine che sono sempre molto ricercate da parte dei nostri consumatori. Non soltanto al microonde in 5 minuti, ma potrà essere anche cotto sia al forno, sì, in padella, dando la massima flessibilità quindi di utilizzo del nostro consumatore che potrà preparare i prodotti in funzione delle proprie esigenze per qualsiasi occasione di consumo, vuoi per preparare una cena, vuoi preparare un pasto molto veloce, ma anche per altre situazioni. Infatti i tortini vegetali si prestano molto per essere utilizzati per la preparazione di aperitivi oppure anche di spuntini veloci. Noi abbiamo cercato di anticipare i tempi per un motivo ben preciso. Innanzitutto la gamma delle meraviglie sono dei tortini base vegetale e che riteniamo possano avere un'ottima performance anche nei mesi estivi. Abbiamo sfruttato un momento anche favorevole di mercato. Le ultime rilevazioni ci confortano sul fatto che allo stato attuale c'è una richiesta di questa specifica tipologia di prodotto. Devo dire che la distribuzione ci ha seguito in questo percorso, tanti distributori hanno già accettato e deciso di inserire anticipatamente il prodotto. Puntiamo innanzitutto sul consolidamento e su una diffusione capillare e completa della nostra linea meraviglia. Ma non solo,
vogliamo lavorare, siamo tutti fortemente impegnati a valorizzare appieno tutta la nostra gamma di prodotti vegetali. Oggi Orogel è sempre più vista come l'azienda di riferimento nel mercato dei vegetali. Oggi noi vantiamo un portafoglio referenze molto molto ricco, molto significativo, anche ben superiore a quello dei nostri competitor. Vogliamo lavorare affinché la nostra proposta sortimentale a banco per i consumatori, per i clienti che vanno a fare la spesa tutti i giorni, sia quanto più possibile completa. E vogliamo completare la nostra presenza sortimentale con tutta una serie di prodotti di servizio che sono necessari, e dove non c'è la presenza della marca privata vorremmo che ci fosse la presenza di Orogel. Cooking Quiz, programma televisivo di successo, giunge alla finale. Premiate le squadre degli studenti più preparati ed è così che la conoscenza si apprende attraverso la nuova attività. Orogel Settore Food Service affianca il progetto educativo. Nasce come progetto didattico ed educativo per un'educazione che possa passare attraverso la gamification, così la chiamano, nel senso ha una fase iniziale di didattica, per cui una lezione anche non frontale ma piuttosto coinvolgente di uno chef o di uno sommelier di alba, segue un'immediata verifica. La verifica immediata viene fatta attraverso questa gara, questo quiz, che poi diventa televisivo. Il progetto ha intercettato il piacere dei professori, dei docenti e dei dirigenti scolastici, dei ministeri, perché il Ministero delle Politiche Agricole è diventato uno dei nostri, ha intercettato la volontà di Alma di fare questo tipo di esperimento e siamo al terzo anno molto contenti. A me mi è piaciuto molto, diciamo, conoscere le aziende locali, conoscere i prodotti della zona, è bello davvero. Per me la cucina è una fonte di sfogo che uso anche quando sono nervosa per calmarmi. Mi è rimasta sicuramente la gioia di aver condiviso questo viaggio con i miei amici e anche tanta esperienza, perché abbiamo sentito delle persone importanti in questo campo. Un'esperienza molto interessante per professionalità e soprattutto per cercare di capire magari qualcosa che a scuola non si capisce. Giocando potresti capire qualcosa, a me soprattutto lo potresti capire meglio. Il suo giurato è un valore importantissimo, difendere la cultura italiana e il cibo italiano. Lo stare in cucina e l'unione con la brigata è qualcosa di speciale, quindi è questo uno dei tanti fattori che mi ha fatto scegliere questa scuola e questo settore. Bisognerebbe valutare di più il prodotto italiano. Io da italiano direi di valorizzare i prodotti italiani e non di andare alla ricerca di prodotti, diciamo, stranieri. Il prodotto surgelati, secondo me, si può essere anche d'accordo, però l'importante è che venga fatto tutto nella norma dell'igiene, di tutto quello che circonda questo ambiente. Abbiamo fatto tante tappe in varie scuole e oggi sono radunate più di 700 allievi di sala, di cucina, cucina e pasticceria, e oggi giochiamo, perché poi chi vince viene in Alma e farà una settimana dedicata appunto all'approfondimento, all'imparare, all'incontrare anche lì tutta l'Italia. Penso che sia una cosa veramente importante per un ragazzo di 17 anni. Questo è un mestiere per chi vuole diffondere cultura nel mondo. L'Italia è la patria della cultura, del cibo, della musica, dell'arte, quindi la cultura prima di tutto, poi la professionalità. Gli strumenti per una scuola operativa come può essere di cucina o di sala sono fondamentali, senza quelli non si può fare niente. Ovviamente le tecnologie sono fondamentali, ma le partner e tutte le aziende che si dedicano a quello che è il mondo dell'ospitalità sono fondamentali per erogare didattica e per essere sempre all'avanguardia. Siamo partiti come scuola di cucina, siamo la scuola dell'ospitalità. Il corso di sala, bar e sommelleria è un corso fondamentale. Ovviamente la cucina ne fa sempre da padrone. Abbiamo un corso di pasticceria estremamente importante, un corso di bakery chef, manager della ristorazione, master al mais, e stiamo lanciando nuovi prodotti per quanto riguarda appunto quello che è il mondo dell'ospitalità.